Salve a tutti, illustri rappresentanti del popolo di YouTube. Qui è S che vi parla. In questo brevissimo video vedremo le motivazioni rimanenti. Inoltre, questa rubrica si prenderà una pausa estiva, che interesserà soltanto esclusivamente questa rubrica e che durerà fino alla prima settimana di settembre. Da venerdì 6 settembre tornerà tutto regolare e continuerò settimanalmente, come al solito, con gli argomenti che ci rimangono. Se tutto va bene, infatti, conto di finire con la psicologia generale entro la fine di quest'anno. Pausa estiva che però non riguarderà le altre due rubriche, quelle di Freud e i temi liberi. Infatti, ad agosto conto di far uscire almeno un altro video di Freud, se riesco anche due, e un altro tema libero. Fatti i dovuti avvisi, cominciamo. Se ben ricordate dal primo video sulle motivazioni, ci rimangono le motivazioni alla ricerca di stimolazione e le motivazioni apprese. Partiamo dalla spinta alla ricerca di stimolazione. La maggior parte di noi apprezza una costante varietà di nuovi film, romanzi, musica, giochi, notizie, avventure, chi più ne ha più ne metta. Eppure, la spinta alla ricerca di stimolazione non è una motivazione legata al semplice intrattenimento. Questo ventaglio di motivazioni è già presente dalla prima infanzia, da quando il bambino comincia a camminare, anzi a gattonare. Si tratta insomma di motivazioni presenti sia negli uomini che negli animali. Per motivazioni quali il bisogno di informazione, esplorazione, manipolazione e di stimolazione sensoriale, in fondo non sono necessari condizionamenti e quindi premi per convincerci ad attuarle. Malgrado tutte queste motivazioni non siano motivazioni biologiche, quindi necessarie per l'omeostasi fisica, si tratta comunque di motivazioni omeostatiche. Com'è possibile? È possibile grazie al fatto che si può parlare di omeostasi anche per quanto riguarda l'attivazione psicofisica. Per attivazione psicofisica si intende un'attivazione del corpo e del sistema nervoso. Questo stato è zero alla morte, basso durante il sonno, moderato durante le normali attività di routine e alto nei momenti di emozione, panico o eccitazione. Quindi la maggior parte di noi varia le proprie attività per mantenere un livello gradevole di attivazione psicofisica. Generalmente tendiamo a trovare il nostro livello ideale di attivazione psicofisica. Così come c'è chi pratica sport estremi, c'è chi preferisce, che ne so, leggere un bel libro. Tralasciando le differenze individuali, la maggior parte delle persone rende meglio quando il livello di attivazione psicofisica è moderato. Con il rapporto grafico tra attivazione e rendimento si è vista la formazione di una curva a U rovesciata. In pratica, i livelli di massima attivazione col massimo rendimento si trovano al centro, mentre ai due estremi di attivazione psicofisica il rendimento è più basso. Ma al tempo stesso sarebbe erroneo dire che un'attivazione moderata renda meglio in tutte le situazioni. Infatti, secondo la legge di Yerkes-Dodson, se il compito è semplice, sarà preferibile che l'attivazione sia alta. Invece, se il compito è più complesso, allora la resa migliore la si avrà con livelli di attivazione inferiori. Concludiamo con le motivazioni apprese. Ve l'avevo detto che sarebbe stato un video breve. Moltissime motivazioni vengono acquisite direttamente tramite l'apprendimento. Gli elogi, il denaro, il successo, il piacere e altri simili rinforzi influenzano molti dei nostri obiettivi e desideri. Secondo la teoria dei processi opposti di Richard Solomon, se uno stimolo provoca una forte emozione, quando lo stimolo finisce tende a presentarsi un'emozione opposta, una sorta di terza legge di Newton della psicologia. Quando uno stimolo viene ripetuto, generalmente la risposta nei confronti di questo diviene più debole e abitudinaria. Infatti, con la ripetizione dell'esperienza, l'effetto postumo piacevole diventa più forte. E quello che può essere considerato il prezzo iniziale, dolore o paura, invece cala. Ed è per questo che dopo una prima esperienza si potrebbe continuare tranquillamente con il praticare gli sport estremi. All'interno delle motivazioni apprese rientra anche la sottocategoria delle motivazioni sociali. Queste vengono acquisite in svariati modi, solitamente tramite la socializzazione e il condizionamento culturale. La motivazione al successo e all'autorealizzazione la si può definire come il desiderio di corrispondere a uno standard di eccellenza interiorizzato. Questa motivazione, quando è forte, può procurare prestigio e benessere economico, ovviamente con tutte le dispense del caso.
Infine, il bisogno di potere si differenzia dalla precedente motivazione in quanto è, al contrario, il desiderio di controllo e dominio sugli altri. Chi ha un forte bisogno di potere vuole che la sua posizione sociale sia ben visibile, acquista quindi beni molto costosi e di lusso, e quando questi non se li può permettere aumenterà poi il rischio di cadere in trappole come il gioco d'azzardo o l'usura. Ne parlerò in un futuro video. Insomma, in soldoni, qual è la chiave per il successo? Sembra scontato, ma da vari studi è davvero emerso semplicemente che tenacia e determinazione siano le chiavi della porta che conduce all'autorealizzazione. Quindi si può tranquillamente dire che il portachiavi della tenacia e della determinazione sia l'autostima, dove naturalmente non si intende sempre l'essere ottimisti. Una buona autostima è una stima realistica di se stessi. Detto questo, questo cortissimo video si conclude qui. Buone vacanze! Come già detto, questa rubrica riprenderà il 6 settembre, ma in realtà continuerò con la rubrica libera e con Freud, quindi non vi abbandonerò. Se vi è piaciuto il video vi invito quindi a mettere un mi piace, a condividerlo se volete motivare qualcuno e ad iscrivervi se volete seguire questa e altre rubriche. Non dimenticatevi di seguire anche la pagina Facebook per eventuali avvisi. Alla prossima!